Maestro, qual è il più grande comandamento? È una domanda che porge un fariseo, in quanto in quel momento storico si discuteva sui tanti precetti o sulle tante prescrizioni che venivano anche chiamati comandamenti. All'interno dell'ebraismo c'erano diverse correnti, tra cui i farisei e i sadducei. E siccome Gesù aveva già messo in difficoltà i sadducei, si è fatto avanti uno dei farisei: qual è il più grande comandamento? E Gesù risponde ricorrendo al libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetti 4-5. E dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Pensate che allora venivano raccolti comandamenti piccoli e grandi, importanti e meno importanti, 365 negativi: nonno, 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 non ti è lecito, è proibito, eccetera, e 248 positivi: amerai per esempio il prossimo tuo, onori il padre e la madre, per esempio. La complessità di tutti questi comandamenti o queste prescrizioni riportava il numero di ben 613. Ecco perché nascevano tante discussioni, tante interpretazioni. E allora Gesù qui sintetizza in due comandamenti. Il primo, tratto, come dicevo prima, dal Deuteronomio, capitolo 6, versetti 4 e 5. Il secondo, invece, tratto dal Levitico, capitolo 19, versetto 18. E dice: il secondo è simile al primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ed è chiaro che conclude: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Cosa significa questa nuova rivelazione che non abolisce l'antica articolazione precettistica, ma li semplifica e li sintetizza in modo concreto, illuminando le menti e diradando i dubbi o i disorientamenti del cuore. Amerai il prossimo tuo come te stesso, quindi la misura del tuo amore deve essere te stesso verso il prossimo. Ma amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E allora la misura dell'amore qui viene da Dio. L'amore che si dà al prossimo è, se tu lo radichi nell'amore di Dio, c'è questa concatenazione. Non è possibile amare il prossimo se tu non ami Dio, e non è possibile amare Dio se tu non ami il prossimo. Ecco perché Gesù li accomuna e dice: il primo e il più importante è questo, il secondo è simile al primo. Gesù vuole evidenziare anche un altro aspetto. Quando lui afferma di amarlo, ma l'amore è un esempio che deve essere appreso, vissuto, testimoniato. Infatti lui non dice: amatemi come io vi ho amato, ma amatevi come io vi ho amato. Lui si pone come modello d'amore. E lui è amore, rivelazione del Padre, ed è modello per noi,
Per cui se noi diciamo di amarci l'un l'altro, dobbiamo amarci come Cristo ha amato noi. E l'amore di Cristo è disinteressato, non è interessato, non è tornacontista, non è di complicità, ma solidarietà, carità, generosità. È importante questo, cari fratelli e sorelle. Altrimenti noi non riusciamo ad avere gli stessi sentimenti di Gesù, gli stessi pensieri di Dio, percorrere le stesse vie che il Signore ci indica. Infatti Gesù dice, ricordando la Bibbia, che chi osserva i comandamenti mi ama. E nella verità, chi dice di amarmi e non osservi i comandamenti è falso e bugiardo. Vedete, fratelli e sorelle, non possiamo noi pensare di manifestare una fede se non è sostanziata dall'amore di Dio e dall'amore dei fratelli. E allora anche per noi nasce l'invocazione che noi abbiamo sentito proclamare al canto al Vangelo: insegnami, Signore, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché la vita è bella solo se è amore.